Ciao a tutti, Sempre qui, eh? annyeonghaseyo, Sempre qui. hangawayo, Konnichiwa. hello everyone, welcome back. Hi. Comunque, Vabbè. va bene, siamo poliglotte noi, va bene. Solo quella parola, ecco la Esatto, differenza. sappiamo giusto due Un frasi, ma facciamo sborone. la parte di quelle che sanno 50 lingue, ma non è affatto vero. A malapena Comunque, l'italiano, eh? esatto. Allora, partiamo subito dicendo che questa prossima video reaction è stata fatta sotto richiesta. Bene, ogni tanto ci sta, ragazzi, grazie. Passami quel fogliettino perché l'ho scritto là, Molto se non bene. sbaglio, l'ho scritto lì. Sì, ah, ok, il nostro affezionato Nene che ci Come fa poter sempre dimenticare? richieste. Esatto, thank you Nene for your request. Andremo a vedere Parkyon. Parkyon. E canterà la canzone Nella fantasia. Wow, un titolo italiano. Sì. Sono curiosa, dato che noi storpiamo senza volere il coreano, voglio vedere come storpiano loro l'italiano. In Corea piace tanto sta canzone, sia nella fantasia che nel sole. Sono due canzoni liriche che so che molti cantanti hanno fatto, tra virgolette, delle Nel cover e sole? piace. Poi in ogni caso, a quanto ho capito, in Corea piace molto la lirica italiana. Vabbè, Quindi ci sono scusate. diversi gruppi, diverse persone, diversi cantanti che fanno comunque le cover di queste canzoni. Quindi non lo so, vediamo, dai, vediamo, vediamo. Appureremo dopo. Sì, Rimanete con vediamo. noi a vedere Park Hee-young. Pronti, Nella ragazzi? fantasia. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Here we go. via. Oddio. Sei brava, c'ho già la pelle d'oca io, perché la Vediamo lirica se a è me al piace. confronto dell'altra nostra amica, Soyang, eh? Chiara Ferrau? Ennio Morricone. Ragazzi, ho letto Ennio Morricone. Cioè, scusate, eh. Non è il mio genere, ma Ennio Morricone lo conoscono perfino le pietre. Sì, in Fantastico. Italia è molto famoso, sì. Vediamo. Che bel vestito. Non male. Brava. Mi piace che abbiano messo i sottotitoli in coreano, così i coreani capiscono le parole, perché è veramente Certo, bella è come canzone. È certo. una canzone che parla proprio di libertà, vivere come Non le la conosco in italiano neanche questa, nuvole. No, no, io sì. sinceramente, io no. Non so neanche di chi sia proprio, chi sia il cantante originale che la canta, non la conosco. Ma non sto riuscendo a capire le parole proprio in italiano che dice lei. Credo sia lo stesso programma dove ha partecipato Soyang, Soyang, solo che vero? questa è 2016, proprio di quest'anno. Quindi è la Soyang dei nostri tempi, credo, questa qui. Che ha una voce bellissima. Oh, membro degli HOT che sta per sposarsi, congratulazioni comunque. Vero,
Nuvole. Vabbè, dai. Bisogna anche capire che certe nostre lettere da loro non esistono. Sì, l'italiano quindi... è difficile anche per noi italiani, quindi non c'è problema, non ci facciamo problemi, non ci aspettiamo e non vogliamo l'italiano perfetto da loro. Assolutamente, anzi. Come loro spero non pretendano proprio il coreano perfetto da noi. Infatti. Cioè, fino a che uno lo storpi apposta, allora sì, ma si capisce che nazionalità diverse. C'ho un brivido lungo la schiena, scusate. Ok. KBS. Beyond the Rock the World. Ok. Cosa dire? Mamma mia. C'ho ancora un po' i brividi dietro la schiena. La voce è bellissima. Io, sinceramente, fino a qualche tempo fa, questa canzone non la conoscevo neanche io, perché comunque non seguo la lirica italiana, ma comunque due o tre canzoni sono quelle tipiche di lirica italiana. Vabbè, quindi sì. Nessun dorma, cioè quelle canzoni si sanno, ma non è che seguo la lirica, quindi penso che questa sia una canzone comunque che uno sa se segue la lirica. Voglio, sì. Però la conoscevo grazie sempre a un ragazzo coreano io, perché ha partecipato a Korea's Got Talent ed è famoso questo ragazzo qua, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto tanta tenerezza perché quando è andato a partecipare a Korea's Got Talent ha detto che lui non aveva i genitori. Era cresciuto in orfanotrofio, ma poi quando era piccolo è scappato dall'orfanotrofio e viveva per strada. Praticamente da quando era andato via dall'orfanotrofio viveva per strada, fra le strade in Corea, e viveva cantando. Lui viveva con i soldi che faceva per strada, dormiva nei bagni pubblici, nelle saune, dove capitava. Poverino. E non ha mai preso lezioni di canto. E mi ricordo che i giudici, soprattutto una in particolare che non è coreana, è straniera, però abita in Corea e parla benissimo il coreano, lei addirittura ho pianto. E veramente, anche a me è venuta la pelle d'oca e la prima volta che l'ho sentito ho pianto anch'io. E lì ho conosciuto questa canzone che si chiama Nella Fantasia. Ed è veramente bella perché, sinceramente, come ha detto mia sorella, il suo italiano non era proprio impeccabile, quindi se non conosci la canzone le parole non si capivano tanto bene. Io le sapevo appunto perché questo ragazzo quando l'ha cantata era più bravo, la sua pronuncia era molto più nitida e si sentiva molto meglio, le parole si capiscono meglio, quindi è una canzone che parla comunque di libertà. Vivere come le nuvole, in un mondo di pace, magari fosse possibile. Un'utopia praticamente, esatto. Purtroppo. Però in generale ha una voce veramente bellissima, bellissima. E chiedo a qualcuno se lo sa, mi sembra che sia lo stesso programma a cui ha partecipato Soyeon, no? Qui è un programma musicale o roba simile che fanno ogni anno in Corea. Toglieteci questa curiosità. Così almeno mia sorella può dormire. Per il resto, pollice alzato, veramente bravissima, una bella donna, vestito stupendo, bellissima canzone, voce meravigliosa. Scusate, mi sono girata perché volevo vedere cosa faceva. Il nostro cane sta scavando non per so nascondere il premio. Vabbè, non importa, cavoli suoi. Facciamo finta di niente. Sì, sì. Allora, tornando alla nostra amica coreo italiana, che dire, io sarò sincera fino in fondo, non ho capito nulla. Tranne ogni tanto quando sentivo Nella Fantasia, nelle nuvole, non nuvole, ma nuvole, due parole in croce. Poi ripeto, la canzone non la conosco, non so neanche chi sia il cantante veramente, quello che l'ha creata, quindi il cantante originale, quindi figuriamoci se conosco la cover. La voce non è male, però non capendo le parole, era solo praticamente un e basta, per me, perché non ho capito nulla. Una bella ragazza, per carità. Ma non ho avuto tutto questo trasporto, ad esempio, come mi ha dato Soyeon. Comunque, anche se lì è inglese, capisci meno rispetto all'italiano, se solo fossi riuscita a capirlo. Ma non mi ha dato tutto questo trasporto. Sono contenta che sia piaciuta mia sorella, ma no, non mi ha entusiasmato più di tanto, vabbè, sinceramente. Perché non ho capito nulla. Il mondo è bello perché è vario, dai. Ed è variato anche. Comunque, vabbè, vi diamo appuntamento alla prossima. Ringraziamo Nene, thank you Nene, stay tuned. Bye. Ciao a tutti, alla prossima.